Cavamontone ercolano come prima, peggio di prima. Qui la forestale aveva scavato fra ottobre e novembre scorsi e trovato decine e decine di fusti tossici, rifiuti pericolosi e amianto, ma altri sembrano averlo dimenticato. Qualcuno ricorderà cos'era questo posto e cosa saltò fuori 30 centimetri sotto le coltivazioni di pomodorini del Piennolo. Magari ricorderà anche un certo sacrosanto clamore mediatico che è servito a nulla. Fusti e sostanze restano qui e nemmeno ci sono più i cartelli che certificano il sequestro del terreno, nastri bianchi e rossi e teli di plastica. La vegetazione è stata lasciata crescere, incolta e rigogliosa, ricoprendo quasi tutto, così occhio non vede, cuore non duole. Sebbene fusti e sostanze tossiche rimangano sempre qui, le stesse che un anno fa, riportate alla luce, ci fecero bruciare occhi, naso e gola. Pochi giorni dopo questi scavi della forestale, all'inizio del dicembre 2014, ci fu chi raccontò come la Campania voglia diventare regione che difende l'ambiente e la salute. Dare il segnale forte che la Campania ha cambiato rotta e vuole fare dell'ambiente la sua opzione strategica, quindi è una regione che vuole diventare verde, che vuole difendere l'ambiente, vuole difendere la salute, perché l'ambiente significa difendere la salute. E qualche mese fa anche altri hanno raccontato che sarebbero stati immediatamente operativi e che risolveranno il problema della Terra dei Fuochi nel giro di 2, massimo 3 anni. Saremo immediatamente operativi prima di un mese, avendo l'obiettivo di liberare da questa emergenza la Regione Campania nel giro di 2, massimo 3 anni.